Ragazzi, ma cos'è questo? E non vedi? Questo è un quadro. L'avevo capito, ma chi è lui? Sei sempre il solito. Non vedi? Ce n'ha parlato la maestra. È Iqbal Masih. La nostra scuola verrà intitolata a lui. Ascoltatemi, vi racconto una storia. Sei sempre la solita secchiona. Iqbal Masih è stato un bambino pakistano venduto giovanissimo dalla famiglia ad un commerciante di tappeti che lo sfruttava e lo obbligava al lavoro forzato per 10-12 ore al giorno, maltrattandolo e facendogli patire anche la fame. Insieme a lui, altri bambini venivano sfruttati e maltrattati, tenuti come schiavi incatenati ai telai. Iqbal era però risoluto e coraggioso, difendeva i suoi compagni e i suoi diritti. Così un giorno riuscì a fuggire e far fuggire i suoi compagni in nome della libertà. Storia triste. Povero Iqbal, nessun bambino dovrebbe vivere la schiavitù. I bambini devono giocare, non lavorare. Cosa è successo dopo? Riprese gli studi e iniziò a viaggiare per il mondo per raccontare la sua testimonianza e a battersi per i diritti negati dei bambini. A soli 12 anni morì in una sparatoria, ma nessuno riuscì a dimostrare che fosse colpevole la mafia dei tappeti. Iqbal è un eroe, si è battuto per una cosa naturale, il diritto allo studio. Nei paesi più poveri del mondo, ancora oggi, ci sono bambini costretti a lavorare. I loro diritti non sono rispettati. Il bambino ha diritto alla vita e alla salute, all'amore e alla comprensione, alla conoscenza e all'istruzione, alla libertà, alla dignità e all'uguaglianza. Ha diritto al gioco, a non essere trascurato o maltrattato e a non essere oggetto di mercato. Questi sono i diritti internazionali del bambino che abbiamo più volte studiato. Eh già, un vero eroe. Ha usato una bellissima frase per dare un senso alla sua lotta. Nessun bambino dovrebbe mai impugnare uno strumento da lavoro. Gli unici strumenti da lavoro che un bambino dovrebbe tenere in mano sono penne e matite. Iqbal è un esempio per tutti noi. Viva Iqbal, il nostro eroe!